C'è un sacco di cose belle dentro e sarebbe stato proprio un peccato che si perdesse insieme alla morte di mia nonna, quindi in qualche modo a me mi andava di, cioè, era da un po' che ce l'avevo in testa di consegnarla, non dico alla storia perché poi non è che un fumetto consegna niente alla storia, però di consegnarla a un oggetto fisso che rimane là, che altra gente si legge, e poi il fatto che sia andato molto bene, mi fa piacere perché si vede che tanta gente se l'è letta e che quella roba appunto non è morta insieme a mia nonna, quindi era proprio questa la molla, che è una cosa per me rarissima, averci una molla così forte per raccontare una storia. Io dico sempre che non ho il sacro fuoco della scrittura, queste cose qua, io di solito racconto storie perché è così, perché è buffo farlo eccetera, invece questa cosa qua mi, come la profezia di Armanino circa, c'avevo proprio un'esigenza forte di farlo. Come dicevi, il ruolo di tua mamma è molto pesante, cioè è un personaggio importante all'interno della storia, senza, come dicevi tu, fare spoiler, cioè lo approfondisci parecchio. Tua mamma come l'ha presa? Nel senso, cioè, sarà contenta del risultato? L'ha letto? Beh, l'ha letto man mano, nel senso che soprattutto le parti abbiamo deciso insieme quali erano le parti che si potevano raccontare e non raccontare di quella storia là, quelle che ci avrebbero fatto aprire una faida mortale con la storia della mia famiglia, insomma siamo stati attenti a fare queste cose insieme. Gli ho fatto poi leggere tutte le parti, perché poi in questo momento qua ci sta, in realtà la perdita di mia nonna viene vista anche un sacco attraverso gli occhi di mia madre, il dolore di mia madre eccetera. Io non è che ho grossi problemi a raccontare dei sentimenti miei, perché io ho il polso di quando è che voglio, di quello che voglio dare in pasto al lettore e quello che invece voglio tenere per me. Quando però lo faccio con qualcun altro, in questo caso mia madre, uno deve andarci proprio con i piedi di piombo, deve farlo con le pinze. E quindi gli ho fatto vedere, senti, ma questa roba qua ti va che io metto in piazza questo aspetto di come tu hai vissuto questo lutto, eccetera. Quindi quella roba gliel'ho fatta leggere, ma alla fine mi ha dato l'ok. Diciamo che poco formalmente, se uno avesse voluto essere molto formale, questa storia riguarda anche altri pezzi della mia famiglia, nel senso che anche se sono citati soltanto marginalmente, però riguarda anche i miei zii, forse i miei cugini, eccetera, e invece loro mi ha fatto, cioè, ma cosa se io mi ho detto che stava a fare questa cosa? E, però mia madre era quella che si sentiva più esposta e quindi a lei ho fatto leggere tutto. E alla fine lei era contenta. Non so se, cioè in generale non penso che faccia salti di gioia di essere rappresentata come una gallina cicciona, però il fatto di essere, che quella storia là sia stata raccontata da me, secondo me l'ha anche liberata da un peso, nel senso che penso che anche lei dopo un sacco di anni ci avesse voglia che questa roba trovasse una sua dimensione serena. Ma infatti adesso però raccontaci questa pagina oscura della tua vita. La pagina oscura della mia vita sono i videogiochi, che per me sono come una roba tossica, nel senso che io, ma non, cioè che sono stati, non sono più adesso, e, però in anni di adolescenza io mi compravo, cioè da ragazzino ho accumulato un sacco di fumetti tipo Topolino, cioè avevo un miliardo di Topolini, Subtrooper, Captivic, tutti i supereroi, ancora all'inizio di Star Comics, L'Uomo Ragno, gli X-Men, cioè un sacchissimo di roba. E poi quando mi pare per la prima volta, il primo grande svuotamento dei fumetti nella mia vita è stato quando è uscito la PlayStation, ho venduto tutti i fumetti per comprare la PlayStation, poi è uscito il Nintendo 64, tipo un paio d'anni dopo, comunque io continuavo a leggere fumetti, quindi avevo accumulato un altro po' di cose, ho uscito Nintendo, mi sono rivenduto tutto quello che avevo accumulato eccetera, quindi non c'ho più nulla delle mie passioni passate, perché man mano non uscivo una console la vendevo tutto quello che avevo comprato prima, e mo sono pentitissimo di questa cosa in realtà, soprattutto per Nintendo 64. Adesso quindi a cosa giochi, visto che l'altra passione che ha superato quella dei fumetti è stata i videogiochi? In realtà alle console ci gioco poco, nel senso che le console, un po' per motivi di tempo, un po' perché i giochi nuovi c'ha un sacco di cose non interattive, cioè in cui tu sei spettatore, filmati infiniti eccetera,
caricamenti infiniti, io quella roba non la reggo tanto, però mi sono preso questa cosa che è l'unica, per me, lo status symbol, lo status symbol di una persona, cioè nella mia testa quando uno era arrivato era, perché l'avevo costruito guardando la mattina il mio amico Ricky, che era quell'orribile telefilm, sitcom, su questo bambino ricco che aveva il cabinato del salgioco dentro casa. E quando l'anno scorso ho capito che questa cosa si poteva fare perché c'era gente che ti poteva rimediare un cabinato, ti poteva, se ti compravi una macchina dentro un emulatore, se c'avevi qualcuno che ti faceva i collegamenti, potevi collegarlo, eccetera. Io mi sono comprato questa roba che praticamente è dovuto uscire il frigorifero per un periodo da casa mia perché non c'entravano, poi ho trovato la sistemazione, e dentro c'è tutto, c'è Street Fighter, Toki, Marvel contro Capcom, c'è cioè tutta la roba, e quella roba là non è che devi aspettare 3 ore, tu lo lasci acceso, vai là, fai una partita, schiacci start, inizi, fai tipo 3 round, vai, va, cioè nel senso non c'ha quella cosa, oddio, mo se non salvo, cioè devo stare qua per 10 ore perché finché non so, cioè, non so, è molto meglio. E la sala giochi in verità, penso, a posteriori avremmo dovuto fare una battaglia sull'utilità sociale della sala giochi contro le console, che ci insegnava un sacco di quelle poco la fauna, ma come ci si gioca, era tutto meglio in sala giochi. Quindi alla fine c'è, cioè, l'ansia del salva ogni 5 secondi, 5 minuti, cioè è riportata in pieno anche sul videogioco. Ah sì, quella è la madre di tutte le ansie, cioè nasce lì, trova il punto di salvataggio, no? Con tua madre che ti chiama per cena, dice da 10 minuti te lo stacco, e tu no. Ma invece, tornando a Dimentica il mio nome, l'hai concluso, sta uscendo, sta andando molto bene, è una storia molto personale. La domanda che mi viene è, ora? Ora c'è il vuoto cosmico davanti a me, io non ho proprio idea di che cosa fare. Quello che dicevo, che penso veramente, è che Dimentica il mio nome è un po' la fine di un ciclo delle cose che... o delle cose che ho raccontato, del modo di raccontarle, non c'ho molto chiaro neanche io, però in qualche modo i libri precedenti mi sono dato sul microfono sui denti, e i libri precedenti erano un po' un banco di prova per quella storia lì, e adesso che una cosa è fatta non lo so bene che cosa fare, eppure perché poi se io riapro oggi la profezia dell'armadillo, in qualche modo mi sembra che fotografa un me che non è il me di oggi, che è un me di 4 anni fa, eccetera, e sono cambiato un sacco di cose nella mia vita, e mi piace quel libro, se lo riguardo ci sono super affezionato, però effettivamente è una cosa datata rispetto al mio percorso, non dico come grafica, dico proprio come emozioni che ci stanno dentro, eccetera, e quindi non lo so bene che vado a fare. Le l'hai iniziato comunque? Io non l'ho iniziato, ma gli ho dato un po' di buche, mi ho dato un po' di buche perché poi ho 1000 presentazioni in giro, 1000 cose, 1000 accogli, e quindi io non so come sta andando. Beh, anche perché insomma io, cioè, uno contro la schiera di quelli che ti vengono a bussare, per favore facci un disegno. Vabbè, però quello è il formativo, cioè, scusami, tra fare un disegno uno e costruire la personalità di un ragazzino è molto più importante che costruire la personalità di un ragazzino, quindi quello dovrebbe comunque passare prima, però poi a volte sono proprio stanco, cioè non ce la faccio, non ce l'ho proprio fatto in questo periodo andando a litigarci. Nel costruire la personalità del ragazzino, cioè includi anche legarlo a vedere Lost, certo. Che so io. Cioè. Sì. Ma io, guarda, sono sicuro che delle cose sono merito mio, che sono successe in quella famiglia. Sì. Ad esempio, che ne so, questo ragazzino abita accanto a un liceo dei nazisti, però è un liceo classico, e lui quando ha finito la terza media ero sicuro che andasse là, perché voleva fare il classico, comunque ciò abita di fronte, non ce lo c'è. Questo ragazzino era proprio molto... era pure molto piccolo, no, il classico dove il Giulio Cesare, ha detto no, vado al tasso,
che perché vai a Falso che sta più lontano da un Belgio, c'è cioè, che sta qua sotto? E lui mi ha risposto, perché quella è una scuola di nazisti, no? Pensato che bello. Capito? Gli ha insegnato qualcosa. Che cazzo. Magari ho fatto ste casco, però comunque qualcos'altro gli ho insegnato.